a thermal power plant, gas, coal, or nuclear, by definition uses heat in order to generate electricity. Because the power plant is usually located some distance from its consumers, much of this heat goes to waste, either through cooling towers or, in the case of many nuclear power stations, into the sea. The idea of supplying this waste heat as district heating is not new. 100,000 buildings in New York receive heat from the local Con Edison power plants. District heating is also common in Eastern Europe. The principle of supplying both heat and power from a single plant is called cogeneration, or combined heat and power. This has the potential to increase the efficiency of the power station from 40 or 50% to 60 to 80%. That means that much less of the energy value of the fuel goes to waste. However, there are going to be times when heat is not required, particularly in hotter countries. One answer is trigeneration or polygeneration. This third output is district cooling. The power station uses heat to power absorption chillers, as opposed to the compressor refrigeration process used in most air conditioning units and refrigerators. Further ecological benefits can be achieved by using renewable fuel sources as opposed to fossil fuel. The renewable fuel sources for a thermal power station might be biogas, biomass, solar, or geothermal energy. At the centre of the 84-hectare development is the energy park, a tri-generation complex which supplies nearly two-thirds of the energy requirements of the apartments on the site. Each apartment is connected to a grid supplying hot water for underfloor heating in the winter and chilled water for cooling in the summer. All the energy sources are renewable. Perhaps the most innovative of these is geothermal energy. Sì, qui siamo nella centrale dove praticamente convergono tutti I vettori energetici e da cui vengono poi distribuiti. Qui alla mia sinistra c'è praticamente il punto di arrivo delle sonde geotermiche. Praticamente queste sonde provengono dal campo geotermico, un campo costituito da oltre 200 sonde geotermiche che vanno a scambiare energia ad oltre 150 metri di profondità e praticamente hanno ingresso da queste asole che vediamo qui in alto, queste asole sulla parete esterna. Sostanzialmente le sonde vanno poi a scambiare energia in queste apparecchiature che vediamo di qui e praticamente ci consentono di produrre un'elevata quota parte di energia attraverso la fonte rinnovabile. No, la geotermia praticamente conviene, diciamo, è una dei sistemi convenienti perché fa del recupero di calore un vantaggio. Allora, vi faccio un esempio, un ascensore che dal piano terra porta le persone al sesto piano. Con I sistemi tradizionali un ascensore tu entri al piano terra, parte il motore, fa un lavoro fino al sesto piano. La geotermia fa in modo che questo motore parti dal primo piano, dal secondo piano, per cui c'è un lavoro elettrico inferiore. Le macchine che usano lo scambio termico del terreno. Il terreno è come un serbatoio che, dove, faccio il caso invernale, preleva il calore dal terreno, arriva la macchina a 18 gradi, a 20 gradi e fa un delta per alzare il lavoro del compressore, fa un delta dai 20 ai 30, 35 gradi della distribuzione, per cui c'è un salto dei 15. Qualora io non ci avessi il calore che prelevo dal terreno, io devo portare il calore da 0 a 35, per cui faccio un lavoro più impegnativo e questo lavoro io lo pago. Per cui questo è il grande vantaggio della geotermia, sfrutta il calore che io altrimenti andrebbe sprecato o non usato. To generate electricity, they use diesel generators running on vegetable oil. The waste heat from the diesel engines is also recovered. Sono motori funzionanti a olio vegetale, e olio di iatrofa, e praticamente riescono a produrre energia elettrica e energia termica.
nello stesso istante, per cui è una produzione molto vantaggiosa, perché praticamente avendo la possibilità di produrre energia elettrica con nello stesso istante che io produco l'energia elettrica, produco quell'energia termica ad alta temperatura che utilizzo per la produzione dell'acqua calda sanitaria all'interno degli edifici. Per cui è una produzione che altrimenti io dovrei buttare, eliminare, dissipare in atmosfera, con il vantaggio, con lo svantaggio che se la vado a dissipare aumento l'inquinamento atmosferico, nel senso che praticamente mando calore in atmosfera, ma soprattutto utilizzo una fonte che invece per me è utile, perché praticamente produco acqua calda sanitaria. Questo lo faccio con il circuito di raffreddamento che mi serve per far funzionare questa macchina. Inoltre qui è stato fatto, oltre all'acqua di recupero che serve a raffreddare il motore durante il funzionamento, abbiamo installato un sistema che recupera anche dai gas di scarico. I gas di scarico di questo cogeneratore arrivano addirittura a 400, 500, 600 gradi. Per cui li faccio passare attraverso uno scambiatore a fascio tubiere, dove passa dell'acqua fredda, e questo fumo praticamente mi riscalda l'acqua, per cui recupero anche dai gas di scarico, per cui raffreddo anche i gas di scarico che vanno in atmosfera. E inoltre, prima di mandarli in atmosfera, io praticamente abbatto anche l'NOx che va in atmosfera. Praticamente c'è un catalizzatore, uno strumento particolare che funziona, un catalizzatore a urea, a un prodotto che serve, che viene bagna questi fumi e abbatte l'ossido di azoto, e praticamente quello che va in atmosfera è molto inferiore come carico inquinante, come particelle inquinanti, e per cui noi abbiamo pensato a tutta la parte il progetto è stato integrato sia come parte energetica, parte di ambientale e parte anche di acustica. Qui c'è tutti dei sistemi, questo box, il sistema di camera di calma per l'estrazione dei fumi, che serve proprio a garantire tutti i più alti tassi sia ambientali che acustici nell'edificio, perché anche qui sopra c'è un edificio abitato, per cui dobbiamo garantire il benessere a chi abita questo edificio, per cui dobbiamo evitare che questo edificio sia inquinato dai fumi, dai rumori, e nello stesso tempo invece deve beneficiare solo della parte energetica di questi impianti. Combined with geothermal and biodiesel energy are photovoltaic panels. The construction of the apartments themselves is highly energy efficient construction. The energy park produces approximately 6,500 megawatt hours per year from renewable sources, while at the same time reducing the CO2 output of the housing development by some 70% when compared to traditional energy generation.